Giorno che prendi? Oh, guarda, io prendo un pezzo di pizza e un panino. Stop. E basta così, vorrei vedere, sono 11 di mattina. Pare che non mangi da una settimana. Vabbè, oh, c'ho fame. Vabbè, quanto te devo? Sì, allora sono 10 euro e 20. 10 euro? Ma che sei scemo? Ma mi stai a rubare i soldi? Oh, che ci vuoi fare? Così costa, eh? Boh, vabbè, dammi sto scontrino, va. Vedi questo. Ma raga, ma onestamente non vi sembro più vecchio? No, perché io mi sembro ridotto malissimo. La scuola fa st'effetto, specie l'ultimo anno. Premi play, anzi pausa. Beh ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Incredibile, pazzesco, emozionante. Quasi me ne vado, perché scusate se vi do le spalle. È un ritorno incredibile, anche perché l'ultimo episodio non vi è piaciuto per niente. Ma soprattutto non se l'è visto nessuno. Mo me spiegate perché? Cioè, spiegate, io sono contento di sta cosa. Però perché io un anno e mezzo che porto sta serie con episodi ed argomenti molto interessanti come i ritardi oppure le figure di... Vabbè, ma il succo del discorso è un altro. Perché alcuni episodi non superano le 10.000 visualizzazioni? Un video in cui comunque vado a fare... Cioè, è un video bellissimo, io amo Sergix, lo sapete. È il mio amore preferito, il trottolino peloso. Oddio, peloso Sergix? Cioè, no, sarebbe compromettente. Dico bene, ma se mi chiedi come va. Insomma, stavo dicendo che è bella questa cosa, ragazzi, vi ringrazio di cuore, a parte gli scherzi. Però appunto, se volete trovate anche gli altri episodi, c'è tutta la playlist, pensate. Ma oggi siamo tornati con la solita sobrietà fantastica, fantascientifica, con queste nuove luci, finalmente, per la prima volta. Voi direte, che stai a dire? 10 video che c'è le luci nuove? Sì, è vero, ma nella scuola fa schifo, no. Mi dispiace. Comunque ragazzi, se mi vedete così euforico e colorato è perché siamo a dicembre. E io quando arriva dicembre proprio me sale il Natale, come posso dire, non so a voi. In realtà poi realizzo che siamo soltanto al primo dicembre e che manca una cifra di tempo a Natale e che mancano ancora interrogazioni, compiti in classe, interrogazioni, compiti in classe, interrogazioni, compiti in... e ricreazioni. Eh sì, perché oggi parleremo proprio di quelle. Quindi vi invito subito a commentare qui sotto con alcune vostre, insomma, avventure meravigliose a ricreazione. Tra l'altro io ho una curiosità, ragazzi, perché da me, poi ve lo dirò dopo, insomma, la ricreazione ha una determinata durata. Breve. Però appunto volevo sapere un po' come funziona da voi, se è soltanto una differenza tra pubblica e privata oppure se è sempre così e c'è questa rigidità e incoerenza che proprio certo li guardi e dici, ma vaffan... Comunque vorrei anche ricominciare a leggere qualche vostro commento interessante, perché effettivamente in particolare sotto l'ultimo episodio ce ne sono tantissimi, tra cui, insomma, come sapete se avete visto il video, riferito al nome, a un nome in particolare che io ho preso in giro all'interno del video, perché... Insomma, ragazzi, detto tra noi, adesso io rispetto per tutti noi, però è comparso questo nome qui, no? Che state vedendo in questo momento. Comunque, Lorenza, bel nome di merda. Che nome è? Lorenza. Ecco, io mi chiedo come cazzo sia possibile questa cosa. Cioè, tu, mamma, perché? Perché mi metti di fronte a questo destino infame? Perché mi chiami Lorenza? E io questo nome l'ho preso in giro per tutto il video, ma è stato meraviglioso. E la cosa bella è che nei commenti poi è tornata questa cosa. Allora, intanto un commento a cui io ho aggiunto anche un cuore, perché è stato meraviglioso. Mia sorella si chiama Lorenza, puntini puntini, adesso sta piangendo. Sono quelle cose che tu le leggi sul momento ti fanno sbottare. Poi attenzione, siamo passati anche da chi comunque prendeva in giro oppure difendeva ironicamente a chi difendeva, ma è davvero. Cioè, io non pensavo potessero esistere queste persone. Però, perché il batto c'è sempre, questo genio, insomma, Lorenzo, anzi no, che è l'affluenza generale, Simone, ci scrive: il nome Lorenza esiste, smettetela di prendere in giro, in quanto, ammazza, oh, la batter classico, se trovi una persona che ti chiede come ti chiami, tu rispondi Sergio, e quello che ti ha fatto la domanda dice: che nome di merda è Sergio? Se voi le spiego la differenza tra un nome come Sergio e un nome come Lorenza. Però vabbè. Giuro che siamo partiti con il video, però non posso non leggere un commento del genere delle persone mature, quelle che comunque hanno più o meno la quinta elementare. Ecco, e queste cose alle elementari si imparano. Carter!
e poi la seconda parte non la leggo perché è impossibile. Ci scrive scuola con la C, non scuola con la Q. Del resto una persona comunque con la foto può giusto avere la quinta elementare. E allora io quando dico che questa serie è ironica, evidentemente non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo per niente. Ma io credo che parli. Ma comunque signori, eccoci qui, tornati con questo nuovo argomento, perché adesso è arrivato il momento, non so quanto vi avrò portato via della vostra vita, molto probabilmente, infatti c'è chi già avrà chiuso il video, ed ecco perché stiamo per partire con l'argomento del giorno, con l'argomento che nessuno ha mai pensato di fare effettivamente, perché non è un argomento solito, cioè tu comunque non la ragioni nel modo in cui te la farò ragionare io questa cosa. Eppure stiamo per parlare delle ricreazioni. Afe, mo che c'hai contro la ricreazione, che è l'unico momento di svago della vita di uno studente tramortito dai professori? Niente, però il problema è che manco quello è un momento di svago se ci pensate, raga. Dovete sapere che nel mondo scolastico avvengono molte ingiustizie. Avvengono molte ingiustizie, l'ho già detto, infamità e incoerenze. Ecco perché oggi andiamo a parlare di un argomento molto duro, molto sconsigliato alle persone facilmente impressionabili. Vi parlo delle ricreazioni, coloro che per l'appunto dovrebbero andare a restaurare, poi si dice che cazzo, uno studente. In quei 10 minuti, perché sì, effettivamente in 6 ore in cui, che poi ho fatto il 5, in 6 ore in cui io vado a scuola dal lunedì al venerdì, se ce vai pure il sabato, di avere due ricreazioni da 10 minuti l'una. Una dalle 11.05 alle 11.15 e l'altra dalle 13.05 alle 13.15, ecco. In particolare la prima è quella fondamentale, perché comunque diciamo che a metà mattinata, quando tu sei un pochino stanco, affamato, potresti dover fare molte cose, tra cui anche andare in bagno, ecco, perché diciamola questa cosa, almeno nella mia scuola non va bene, non va bene per niente. Cioè tu non puoi andare in bagno durante le lezioni. Poi il fatto che te ce mandano è un altro discorso, perché proprio ti metti lì e dici: mi mandi al bagno o te sparo in bocca. L'alunno modello proprio non chiede di andarci e che fa? Ci va a ricreazione. Ecco, il problema è che a ricreazione o vai al bagno o mangi, perché il tempo è poco. Quindi ipotizziamo che io, in quanto me stesso, non voglia andare al bagno durante la ricreazione, ma voglia mangiare o comunque voglia fare entrambe le cose. E questo, capito? Cioè, io comunque sono autistico, quindi può essere che decido di fare tutte e due le cose, quindi è un suicidio. Però ecco, cioè, la cosa interessante che io penso, vabbè dai, mi sbrigo, ando al bagno e poi vado al bar. No, tu paghi il caffè. Il problema è che la gente è tanta, da soli, in due, non mi chiedete perché, perché poi cioè, non è difficile tecnicamente, però non ce la fanno a gestire tutto quanto, perché dal momento in cui tu paghi, poi appunto il tempo passa, tu aspetti il caffè che non arriva, e tu dici: perché non arriva questo caffè? La scena è più o meno questa. Giorno che prendi? Oh, guarda, io prendo un pezzo di pizza e un panino. Stop. E basta così, vorrei vedere, sono 11 di mattina. Pare che non mangi da una settimana. Vabbè, oh, c'ho fame. Vabbè, quanto te devo? Sì, allora sono 10 euro e 20. 10 euro? Ma che sei scemo? Ma mi stai a rubare i soldi? Oh, che ci vuoi fare? Così costa, eh? Boh, vabbè, dammi sto scontrino, va. Vedi questo. Oh, Fe, buongiorno. Oh, il caffè, grazie. Perfetto, portagli questo a Susi che è tua da lei. Oh, scusa, io avrei il caffè. Scusa. Oh, sto qua, caffè! Oh, non c'è bisogno che strilli, mo te lo porto il caffè, tanto voglio dire, hai tempo, eh? Forza ragazzi, è suonata, andate in classe! Ho capito, ma sto a dormire in piedi, ho pure pagato! Vabbè, che ci posso fare, è suonata, te lo prendi dopo! Mali mortali! Infatti, non è che sia proprio il massimo avere questo tipo di trattamento. Poi, per carità, sono bellissime persone, ti ci diverti. Un po' poco in queste situazioni. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati anche oggi, purtroppo, per fortuna, perché magari vi siete rotti le palle, che ne so io. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video, io vi chiedo di commentare qui sotto con il vostro aneddoto sulla ricreazione, ma soprattutto vi chiedo anche di consigliarmi altri argomenti di cui parlare nel prossimo episodio. Quindi abbiamo parlato di tante cose, vi ricordo c'è la playlist qui sotto, quindi andate un'occhiata e comunque ci si diverte, perché sono queste cose importanti della vita, poi la scuola, cioè nel senso tu torni a scuola, vorresti fare video, però sei morto, devi dormire. Ecco, potremmo anche parlare di questa cosa, però non lo so. Comunque, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video, mi raccomando Giovanni.
Vi mando un bacione, siamo a dicembre. Magari potremmo proprio fare qualche cosa sulle vacanze di Natale nel prossimo episodio. Un bacione, un altro, perché comunque, insomma, io mando baci nella vita. Bella, ragazzi!